Ciao a tutti ragazzi, sono Arxy e oggi sono tornato con questo mio nuovo video. Oggi porto un video un po' strano, un po' diverso dal solito. Infatti mi avete chiesto in tanti di riportarvi la serie nella materia grigia di Lori, ma non giocando più così tanto pubblica e quindi non sapendo bene gli spawn dove sono nelle modalità che si giocano per far pub stomping su Advanced Warfare e non avendo voglia di tornare sui vecchi COD tutti i giorni per registrarvi un episodio, ho deciso di fare una cosa che secondo me è abbastanza carina, ovvero di portarvi degli 1v1 che ho fatto su GB contro gente forte. Adesso magari in sottofondo starete vedendo come era messo il mio avversario in questa partita e di provare a commentarvi la partita, ovviamente dopo averla giocata, quindi un commentary non in live, e cercando di farvi capire che cosa stavo pensando e perché stavo andando in quel posto per fare cosa. Ecco, spero che l'idea vi piaccia. Niente, ci vediamo nel video. Ok, eccoci tornati in partita. Ovviamente essendo un 1v1 il 75% della partita l'ha giocata la fortuna, il resto intuizione e gunfight. Comunque l'host era sua e per la mia prima difesa ho deciso di utilizzare questo nade spot molto semplice che colpisce la finestra di giallo e mettermi in questa posizione abbastanza forte che vede sia la bomba di A e sente la bomba di B, e per mia fortuna ho incontrato il nemico in middle e ho vinto la prima difesa. Per questo mio primo attacco ho pensato che lui potesse pusharmi sulla bomba di A per difenderla molto aggressivamente dentro uffici. Allora mi sono messo un fucile a pompe e sono entrato appunto dentro uffici, ma come vi ho detto prima, l'host era lui e quindi, come vedrete fra poco, ci sarà un gunfight abbastanza ridicolo all'interno di uffici o blu, chiamatela come volete, e perderò questo mio primo attacco con un bal da una distanza del genere, molto sfortunatamente visto che ero riuscito a intuire la mossa dell'avversario. In questa mia seconda difesa ho pensato che il nemico pensasse che io cambiassi strategia e quindi ho deciso di utilizzare la psicologia inversa e provare a fare la stessa cosa che ho fatto nella prima difesa, ovvero il primo round della partita, ovvero nidare giallo, mettermi in scala e scuola, e ho fatto bene perché anche lui aveva pensato la mia stessa cosa e ha ripushato mid e mi ha riregalato un altro round. Adesso, alla fine di questo round, purtroppo rivedrete la partita a partire da zero perché l'host è crashato, ovviamente il punteggio è rimasto quello che era, ovvero 2-1. E abbiamo continuato semplicemente risaltando la partita, una cosa che capita abbastanza spesso in 1v1 che gli host crashino o cavolate del genere, ma per fortuna poi ci siamo messi d'accordo e abbiamo deciso di continuare come poche volte accade quando si sta vincendo una partita in 1v1 con il nostro avversario. Ricominciata la partita, ovviamente era un attacco, quindi sono andato in Sentinel e visto che il mio avversario in tutti i round era stato molto aggressivo, ho deciso di potermela giocare abbastanza lentamente e allora mi sono camperato qua a dir poco nello spawn sopra questo cancello, uno spot che non guarda mai nessuno, aspettando che lui mi pushasse incrociando le dita perché nel caso lui fosse stato fermo avrei perso il round, ma molto fortunatamente ho intuito la sua volontà, per così dire, e mi ha pushato da sotto garage, non mi ha minimamente visto e ho vinto anche questo attacco, quindi stiamo 3-1 per me. Dopo aver vinto l'attacco, ovviamente mi trovo in difesa e visto che il round precedente l'ho giocato molto difensivo, ho pensato di potermi permettere un push in A, sperando che anche lui andasse sulla stessa bomba per cercare di vincere un gunfight, anche azzardando un po' visto che lui aveva lost, ma sfortunatamente non l'ho incontrato e quindi qua ovviamente la fortuna non ha girato dalla mia parte e è iniziato un continuo inseguimento a caso, cercando di ciccare tutti gli angoli possibili e immaginabili. A questo punto, visto che non era andato A, ovviamente ho pensato che potesse essere andato B, ovviamente potevo anche fare il giro lungo e ripiazzarmi la lama, ho fatto la scelta giusta e adesso mi sono messo un attimo fermato qua in garage perché molto spesso i nemici, dopo aver piazzato B, tornano in uno spot come garage per disorientarti completamente. Infatti aveva piazzato la bomba in mid e non c'era alcun motivo per cui lui potesse andare in garage, ma fortunatamente ho intuito e sono riuscito a vincere anche questa difesa. Ovviamente ci troviamo in attacco, ho deciso di continuare con la mia strategia aggressiva. Allora ho cambiato classe, mi sono messo un SMG con overclock. Ho fatto una cosa abbastanza rischiosa, ovvero ho preso la bomba e ho pushato totalmente in mid con un SMG, cosa molto sconsigliata per provare a pushare B, ma come avete visto il nemico mi stava aspettando con una R su scala e squalo. Allora, maettato, ho cercato di nascondermi per provare a giocarlo, a insomma confonderlo e ucciderlo, ma nel momento in cui ho deciso di spostarmi un attimo e muovermi, lui mi ha visto da scala e squalo. Ovviamente lui avendo una R era molto più avvantaggiato di me, ho perso il gunfight e il round.
Adesso mi trovo in difesa, siamo 4-2 per me. Ho deciso di fare la stessa identica cosa che ho fatto nella Prendiamo scorsa l'obiettivo. difesa, visto che non avendolo incontrato non ha la minima idea di quello che avessi fatto e quindi posso permettermi di rifarlo, ovvero pushare la bomba di A sperando che lui la pushi insieme a me, e così è stato e ho vinto il gunfight. Non ho missato un colpo per fortuna, perché se no l'avrei perso avendo lui lost. E così mi Avanza la aggiudico il prossima round battaglia. e mi porto al punteggio di 5-2 per me. In Cerca di questo momento mi trovo in distruggerlo. attacco e ho pensato che lui potesse giocarla difensiva, la sua difesa ovviamente come la Distruggiamo scorsa che ha l'obiettivo. giocato su scale scuole. Allora mi sono messo un SMG con overclock, cioè scusatemi, con il cecchino come secondaria. Ho pushato il mid, ho mirato scale scuola, come vedete ho cercato l'avversario, purtroppo non l'ho trovato perché lui aveva pushato uffici e quindi me lo sono ritrovato dietro e ho perso il Abbiamo round. perso, Così ma mi non sono è ritrovato finita. a 5-3 per me. Hai Trovandomi distrutto. al mio quinto round, so che il mio avversario è abbastanza spaventato, visto che comunque, come avete Difendiamo visto prima, era l'obiettivo. pure in una streak abbastanza alta. Allora ho deciso di mettermi fermo a fondo spawn, visto che anche lui probabilmente in questo momento stava pensando di giocarla molto lentamente. E allora mi sono messo appunto con il cecchino a guardare mid nel caso mi stessi sbagliando e quindi nel caso lui Bomba pushasse mid, piazzata. ma così non è stato, anzi mi ha piazzato la bomba in A. Qua ho sentito un piccolo dash, allora mi sono fermato un attimo e poi l'ho visto passarmi sotto e qua è iniziato un inseguimento totale, avevo l'SMG, sono entrato dentro questo camion, lui mi aveva visto quindi stava cercando di perdere tempo per far esplodere la bomba, continuava a scappare, qua ho visto e ho pensato che potesse scappare in green per poi pushare L, ho fatto la scelta giusta, ho pushato L, gli ho tirato un pugno in faccia e ho vinto la partita. Ovviamente lui sarà andato in rage e ha spento la console, visto che il punteggio non si potrà vedere perché la lobby è crashata. Ovviamente, vi ripeto, lui era lost e niente, qua è finita la partita. Io spero che l'idea del video vi piaccia. Ho provato a pensare a un modo alternativo per portarvi nella materia grigia di Lori e questa era l'unica idea che mi è venuta in mente. Purtroppo avevo un'altra partita molto bella fatta contro il primo della ladder in 1v1 che stava facendo 57-0. Sono riuscito a batterlo nonostante mi stesse dossando, infatti poi sono stato offline tutto il resto della giornata dopo la fine della partita, ma la PlayStation non me l'ha registrata e non avevo la vermeglia accesa, quindi non pensavo di poterlo battere, non lo stavo registrando e è andata così, se no sarebbe stato un altro bel episodio. Comunque io non gioco molto spesso 1v1, ma me la cavo abbastanza e quindi nel caso la serie vi piaccia fatemelo sapere che mi impegnerò per provare a giocarne altri e portarvi altri video del genere. Niente ragazzi, io qua ho finito.